Si è concluso a Firenze all'Hotel Baglioni il secondo congresso nazionale AITEB, ovvero l'Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino, dal titolo La scienza incontra l'arte del bello. Sul fronte botulino è ascesa e boom, 50 i milioni di persone nel mondo in trattamento con questa sostanza. Sul fronte del mercato italiano nel 2015 sono state vendute oltre 200.000 fiale di farmaco per uso estetico e terapeutico per un volume d'affari di 20 milioni di euro. Si vende di più in Lazio e in Lombardia. Allora, non è un boom recente, è un'ascesa costante, molto ripida da quando il farmaco esiste. Chi è stato un po' indietro rispetto ai dati mondiali è stato il nostro paese, dove da molti anni c'è una certa paura, la parola tossina non piace. Certo, questo è vero anche altrove, ma da noi è stato particolarmente forte. Oggi si stima che ci sono circa 50 milioni di pazienti in corso di trattamento nel mondo. Di questi il 60% circa lo sono per motivi terapeutici, quindi per trattare delle patologie. E il 40% circa sono in terapia o trattamento per motivi estetici, il che vuol dire comunque un bel 20 milioni di persone. Chi è in corso di trattamento lo conosce come, perché il tasso di ritenzione di questi trattamenti è incredibilmente alto. Quindi chi lo prova difficilmente poi non lo ripete, perché funziona, perché è sicuro, perché dà dei risultati che sono quelli che gli si chiede. Certo, qualcuno che si perde per strada ci può essere, però di fatto non esiste nessun'altra modalità terapeutica in campo estetico che ha un successo così elevato, ma che ha anche un tasso di efficacia così elevato.